Buongiorno a tutti e a tutte, sono Suor Eleonora Riboldi, missionaria comboniana, rientrata da una settimana più o meno dal Mozambico, dalla missione di Cipene, nel nord della provincia di Nampula, dove purtroppo nella notte tra il 6 e il 7 di settembre c'è stato questo attacco di questi gruppi jihadisti, dicono, dove ha perso la vita la nostra consorella Suor Maria De Coppi. È stata un'esperienza abbastanza drammatica, dove purtroppo il costo anche della vita missionaria ci mette alla prova. Il lavoro di tante sorelle, di tanti anni di sacrifici, sono stati in poche ore distrutti. E quello che fa più soffrire è che la gente di queste zone, che sono le zone un po' più isolate del Mozambico, ancora una volta è quello che paga il maggior costo. Ringrazio a nome di tutti i missionari, delle mie consorelle, tutte quelle persone che come voi sostengono con grande carità e con grande amore, penso, queste missioni, questo lavoro dove si cerca di aiutare le persone a rigenerarsi, a dare qualche opportunità in più. E questo molte volte fa soffrire quando si vede che il lavoro di tanti sacrifici in poco tempo viene azzerato. Ma continuiamo a sperare, continuiamo a crederci e penso che noi come comboniane non abbandoneremo il popolo del Mozambico, che è un popolo che cerchiamo di servire da tanti anni. Quindi un grazie di cuore a quanti ancora una volta ci vorranno aiutare e sostenere nel cercare di fare quel poco che possiamo per questa parte di umanità che ancora una volta è chiamata a soffrire. Grazie. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.